Al parcheggio avvicini la tessera, metti in moto e parti. Negli ultimi anni a Roma il servizio di car sharing si è ingrandito molto. Il primo operatore è stato più di 10 anni fa il Comune di Roma, che ora è arrivato a contare oltre 200 auto. Per il Campidoglio il bilancio è positivo e si guarda avanti. Lanceremo nei prossimi mesi un piano di espansione importante che aumenterà il numero di posteggi, passeranno da circa i 120 attuali ai 150 e verranno soprattutto realizzati nuovi posteggi nelle zone più periferiche della città. Sono 3.300. Un costo che si abbatte facilmente con delle offerte che bene o male sono quasi sempre attive. Cosa differenzia il car sharing gestito da Roma Servizi per la mobilità dagli altri? Il fatto di avere un parcheggio riservato, l'auto è sempre al suo posto e lì deve essere riportata, anche se questo in futuro potrebbe cambiare. Stiamo facendo una sperimentazione e stiamo studiando anche la possibilità, che forse introdurremo nei prossimi mesi, di prelevare l'automobile in un posteggio e riconsegnarla in un altro posteggio, quindi anche per incentivare degli spostamenti, degli tipologie di spostamenti ulteriori. Nel 2014 sono entrati nel mercato del car sharing altri concorrenti con offerte diverse, per il Comune non una perdita ma una ricchezza. L'obiettivo è quello di scoraggiare l'utilizzo dell'automobile privata, poi una volta che si scoraggia l'utilizzo dell'automobile privata, se ho un'esigenza posso prendere l'altro car sharing, se no prendo questo, se no prendo il taxi, insomma.